Alberto Crespi, giornalista e critico. Che dice? Dice, l'Inter di Mou a due passi dal Harakiri. L'Inter e l'Italia di Napolitano, Schifani, Fini, Berlusconi, l'Italia. No, dico, è l'Italia di Napolitano, Schifani, Fini, Berlusconi, l'Italia. Per non parlare della Lombardia di Formigoni a Podestà. Per non parlare della Milano. Della Milano della Nazi alla Quaraggia, detta Letizia Moratti. Della Puffo Barbuto Pugliese, detto Decorato Riccardo. E ancora Alberto Crespi, giornalista e critico, dice: Solo i nerazzurri potevano perdere il campionato, ce la stanno mettendo tutta. Ma che te frega. Beh, comunque tale e quale la Milano Italia canaglia contro la Russo cara mia, o viceversa. Oh, Gurion and Marion, canaglia contro Milano, Italia, meraviglia. Poliziotti, made in Italy, con licenza di uccidere. Di bamboli con la testa delegata nell'angolo di una casa senza luce né bambole. Casalinghe scorrevoli, in affatti, senza amori ma in fregola, per la gioia di sentirsi Cleopatrone. Avvocati, medini, tali, regolati dai codici, da colica, codicilli richiamati applicabili a favore del più forte dei pugili. Magistrati, fascicoli, hanno l'occhio disattento e insensibile sui problemi senza paga politica. Presidenti, made in Italy, solo i denti blandiscono, mamma è la favola, controcanto per coprire la frivola volontà di salire e morire.
feriti, in divisa che picchiano dei canditi, in cravatta che infamano, sanno ma non ne parlano gli obili. Giornalisti, made in Italy, che intervistano i broccoli della mamma, degli ortaggi dell'ortolo, se carote, melanzane e cocomeri, sono d'accordo, i microfoni si spengono.